Salve a tutti, io sono Octi di Pura Fibra Italiana, che il potere della connessione pure sia con voi, cari amici che vi siete iscritti e avete attivato la campanella per non perdere nessun video di questo canale. Questo è lo speciale 200.000 iscritti, so che è molto in ritardo e so che è solo la prima parte perché in realtà dovrebbe esserci anche il Draw My Life, che però ci metterò un sacco a fare, ve lo dico già, arriverà tra mesi e mesi. No, beh, dai. Mi impegnerò. L'ho fatto con la mia ragazza che si chiama Sofia e le domande le avete fatte direttamente voi su Instagram e su YouTube, quindi se volete partecipare ai miei prossimi video comunque basta andare a seguire su Instagram purafibratelena.pfi, che lì molto spesso faccio domande e chiedo cose che comunque richiedono la vostra partecipazione. Detto ciò, io vi lascio il video e buona visione. Ma prima ci tengo a ringraziarvi di nuovo per il traguardo che abbiamo raggiunto e speriamo di puntare sempre più in alto ai 250.000 iscritti. Buona fortuna, raga. Chiamate tutti i vostri amici, la nonna, il cane, lo zio, il fratello del nonno, del cane, eccetera, eccetera. Nome: Octavian. Sofia. Soprannome: OctiPFI. Sofì. O a volte mi chiamano Pura Fibra Italiana, o Pura Fibra, o Pura, o Fibra. Non è vero. Sì, è vero. Data di nascita: sono nato il 3 marzo del 99. 12 marzo del 2000. Dove vivi? Padova. Padova. Uno dei borghi più belli d'Italia. Professione? Io faccio video su YouTube, direi, e basta. Studentessa. Dimmi la tua frase preferita. Ti supporto come un creatore nello shop di Fortnite col codice OctiPFI. Pura musica per le mie orecchie. Io ho sempre cose molto più profonde, del tipo fai della tua vita un sogno e del sogno una realtà. Cibo preferito? Bah, sinceramente non ne ho la minima idea. Cioè, forse l'insalata con pomodori, cetrioli e olio di semi di girasole e cipolla... Il best piatto ever. Poi non ti bacio. Vabbè, no. Pazienza, il piatto no. È una goduria più grande. A me piacciono i pomodori della nonna, le patate della nonna, tutto quello che cucina la nonna. E la bevanda? Coca-Cola. Coca. McDonald's o Burger King? McDonald's tutta la vita, perché il Burger King mi hanno fregato. Ho comprato un pacchetto da 9 anelli di cipolla e me ne hanno dati solo 6 e mezzo. Da allora ce l'ho con quelli di Burger King, proprio non ci andrò mai più. McDonald's, ma non ho niente contro Burger King. Sushi o pizza? Pizza tutta la vita, perché non mi piace il sushi. Pizza. Ci ho provato, ci ho riprovato, lei mi ha visto provare, ma proprio no, non è da me. Una scena raccapricciante. Sì, veramente. Durburger o Tomato Head? Durburger tutta la vita, ma perché ha quella lingua che si muove su e giù che è bellissima. Ah, non piacciono. Ketchup o maionese? Allora... Dico ketchup, ma solo perché si mette su più cose, almeno secondo me. La maionese è buonissima, non è che preferisco di tanto il ketchup alla maionese, ma il ketchup lo metto su molte più cose rispetto alla maionese, tutto qua. Le persone normali invece mettono la maionese sopra più cose. Non è vero. Dentro i panini. Nella pasta si mette il ketchup o la maionese. Il ketchup, cioè dai, su via. No. No. Qual è il tuo videogioco preferito oltre a Fortnite? Io gioco tantissimo ad Hearthstone e ultimamente un pochino ad Apex, ma non è che potrei dire che sono i miei preferiti. Ci gioco molto poco rispetto a Fortnite. A me piace Lego Batman. Come ti è sembrato Fortnite al primo impatto e come lo hai conosciuto? Praticamente io giocavo ad H1Z1, che al tempo era bellissimo e costava 20 euro. I miei amici poveri non avevano i soldi per comprarsi H1Z1 e quindi un giorno mi fanno: ehi, giochiamo a Fortnite, è tipo H1Z1 ma è gratis. E io mi ricordo benissimo, era l'ora di Motoria. L'ho provato, era bello, ho smesso di giocare ad H1Z1 e ho iniziato a giocare a Fortnite sempre. E da allora non ho più smesso. A me sembra difficile, non riesco a giocare. Beh, però sei arrivato a terza, Cioè, alla prima partita. Ho battuto Fra. È vero, ha battuto Fra. E come l'hai conosciuto? Con te che mi hai detto: ehi, fai un gameplay. Cosa ne pensi di Kingdom Hearts 3? Io non ho mai seguito nessun episodio della saga di Kingdom Hearts, quindi sinceramente non posso dirvi nulla. So che tantissima gente lo considera tipo il padre eterno, ma per me non ha significato quel gioco, quindi non... Per me non è speciale, diciamo. A me invece piace, perché ci sono tutte le cose della Disney ed è figo. Vai in chiesa la domenica? Io vado in chiesa tutti i giorni, non solo la domenica, perché secondo me è una tappa fondamentale della vita quotidiana. Non è vero. Non è vero.
Che scuola superiore hai frequentato? Io ho finito proprio quest'anno il Severi, che è una scuola di Padova di informatica. È finita l'anno scorso. Vabbè. Vabbè. Che squadra tifi? Sinceramente non ho mai tifato nessuna squadra, perché penso tu ti riferisca al calcio. Sinceramente io non ho mai seguito il calcio, ma se dovessi dirti una squadra, il Milan, solo per i colori rosso e nero, che sono colori che a me piacciono. Però se devo dirti la verità, non so neanche un giocatore del Milan, neanche uno. Dai, neanche uno. Kakà, ma... El Shaarawy, può essere. Hola, guarda, arriviamo al lontano 2010 qua. Vabbè, già qualcosa. Milan. YouTuber preferito? Me stesso. Luke di Shikokujin. Poi ci paga, vero? No. Almeno non ci eravamo messi d'accordo. Beh, glielo faremo sapere, gli manderemo il conto. 50 testa. Tette o culo? Tette tutta la vita. Infatti, guarda qua. Non toccare. Tette perché il culetto mi manca. Vabbè, dai, è bello lo stesso. Grazie. Libri preferiti? Allora, sinceramente il mio libro preferito è La strada del sole. Ma a me piacciono tutti i libri di quelle saghe tipo nerd, Harry Potter, Hunger Games, Divergent, tutte le cose fighissime. Però anche i libri Dan Brown, quello che ha scritto Angeli e Demoni, Codice da Vinci e tutta quella saga lì, mi piace un sacco. Hai mai rubato qualcosa da un supermercato senza farti sgamare? Una volta al supermercato avevo sicuramente aperto una scatola dei gormiti e me ne sono presi uno o due, sicuro. E mi sembra che fosse tipo una mosca verde con le ali, tipo, e con la testa gialla o qualcosa del genere, e poi tipo linguace, da quello non me lo ricordo ancora il nome. Due gormiti. C'è un ladro. Io ho rubato al massimo della frutta, tipo ciliegie, Gigi. Terribile. Stai zitto. Terribile. Non è vero. Non ho parole. Tu hai rubato i gormiti. Io ho rubato un innocente ciliegia. Era anche la piccola. Ciliegia costa di più, secondo me. Non è vero. Chi ha fatto il primo passo? Io, decisamente. No. Come e quando vi siete conosciuti? Ecco appunto, allora praticamente io piacevo a una sua amica e un giorno questa sua amica ci ha presentato a me, a lei, cioè ci ha fatto conoscere insieme, tutti insieme e da allora diciamo siamo diventati amici anche un po' di più e poi... Appunto, quello non è fare il primo passo, è quello che è venuto dopo che è fare il primo passo e sono stata io. Come è stata la prima giornata in cui vi siete visti? È stato il penultimo giorno di scuola. Sì, era caldo. Era caldo. Abbiamo giocato a briscola. Io mi ricordo che preferivo lei tra tutte le altre persone che c'erano lì, perché tipo si era fatta la votazione macchine o moto e io ho scelto macchine e anche lei aveva scelto macchine e gli altri no. E quindi questo era proprio un punto a suo favore. Lei ha mai voluto aprire un canale? Beh, no. Sì, ma io voglio farglielo aprire, vedi, sì, perché si diverte tanto a fare questi video, quindi prima o poi la porterò nel lato oscuro della forza. No. Aprirò un canale di solo interviste doppie. Ah, sì, certo. Avete mai litigato tanto da lasciarvi? Sì, una volta, tempo fa, colpa sua. Non è vero, assolutamente no, lo sa, sta mentendo. No, è colpa sua. Sta mentendo, lo sa. Sì, sì. Da quanto tempo state insieme? Da un anno e un mese, praticamente. E sei giorni. Vorreste viaggiare? E dove vorreste andare? Io vorrei stra andare in Islanda. Se non mi vola via il cappello sarebbe anche meglio. Anche se non sputi. Sì, vorrei stra andare in Islanda, perché in Islanda c'è tutto dal punto di vista della natura. Ghiacciai, vulcani, geyser, non lo so, crepe nel terreno, qualsiasi cosa. Mi sembra bellissima l'Islanda, cioè vorrei stra andarci. Forse anche in Australia e anche in quei posti pieni di radiazioni tipo Chernobyl e quei posti là, insomma. Secondo me sono strabelli. Sì, ma tanto non ci andiamo perché io non torno a casa con 9 occhi. Poi neanche in Australia si va perché in Australia ci sono i ragni. Esatto. Quelli pericolosi ci sono. No, ci sono anche i serpenti. Accidenti, e quindi non si va. Ho cambiato idea. Però l'Islanda sì, dai. E anche la Thailandia, a me piace un sacco la Thailandia. Chi dei due ha più stile nel vestirsi? Io decisamente. No, io. Non è vero. Io e sono anche la sua stilista. Sì, ma l'ho licenziata 3 volte perché è pessima come stilista. Io mi sono riassunta. E io l'ho rilicenziata. Quando lo vedete vestito bene è perché ha chiesto a me. Quando lo vedete vestito da culo è perché ha deciso lui di vestirsi. Chi è più timido? A dire il vero nessuno dei due è timido. Cioè siamo entrambi molto estroversi, molto... chiacchieroni, però sì, secondo me sei tu quella un po', cioè, meno estroversa, ecco, meno invasiva, vabbè, se vogliamo vederla così. La vediamo così. Chi è il più pervertito? Sempre lei, direi, ma proprio di brutto, cioè lei non parla di quello dalla mattina alla sera. Io veramente a volte mi trovo di lì, ma basta parlare solo ma di queste cose, dicendo? Ma basta, cioè proprio non ce la faccio più.
Sì, che è vero. No. Comunque lei. No. Dimmi un pregio e un difetto dell'altro. Un difetto è che lei è una piccola bomba nucleare, non gli si può mai, cioè quando si litiga con lei, lei si arrabbia, non si può più parlare, bisogna stare zitti, nascondersi nel frigo come Indiana Jones e volare via. Cioè proprio no, bisogna scappare più lontano possibile, come quando sta per cadere una bomba nucleare, questo. Invece un pregio è che è una persona tanto cara, che pensa un sacco agli altri, che aiuterebbe tutti gli altri, che veramente farebbe di tutto per aiutare qualcuno in difficoltà. Quindi se siete in difficoltà, se vi mancano i bucks, chiamate lei. Ah sì, sì. Allora partiamo dai difetti, dato che sei partito dal difetto. Grazie. Fa tutto di fretta. Parla troppo veloce, mangia troppo veloce, mi sparecchia il posto quando devo ancora finire di mangiare, oppure quando sta ancora masticando, cioè lui sta masticando e viaggia con il piatto in mano, poi cammina troppo veloce, è strano. Vabbè, comunque tutto troppo veloce. Pure fibra italiana. Esatto. E non si capisce neanche quello che dici. Non è vero, si capisce bene. Prima di tutti. Ora diciamo i 1000 pregi che ho, forza. No, un pregio è che è romantico. Significa che sono romantico. Che mi fai tante sorprese, mi fai le coccole, San Valentino mi ha fatto tante sorprese. Quindi ragazze... Ti credi simpatico? Sì. Cosa avete in programma per il futuro? Allora, il mio sogno sarebbe quello tra 5 anni di andare a vivere in una casa, in un appartamento, con magari qualche altro youtuber, tipo Stepney, Klaus e Surry, qualcosa del genere. Devo ancora decidere benissimo che youtuber, sicuramente lei sarà con me. E questi sono i miei piani futuri, ecco, diciamo. Solo quello. Io vado a studiare 5 anni a Trento, spero, se supero il test. Spero di sì. Sì, devo superare spero il test. No. A studiare giurisprudenza. Il tuo punto debole? Il mio è sicuramente quello di magari... sentirmi molto male per una cosa che potrebbe dire una persona a me molto cara. Per esempio, io sono uno che se ne frega veramente di tutte le critiche che gli vengono fatte da persone che reputo magari inutili o di cui la loro opinione la reputo inutile. Però quando una persona molto vicina a me, per esempio lei, mia madre o cose del genere, mi viene detta una cosa che può toccarmi, tipo sei cattivo, magari ci rimango molto male, ecco. Sei cattivo. Anche meno. Io sono troppo sensibile. Piango per qualsiasi cosa. Piango davvero. Non come le avete qua di fianco. Cosa ti dicono spesso? Ma non hai freddo vestito così poco? Ma non hai freddo solo in maglietta? Ma non hai freddo? Ma vestiti? Ma che cavolo? Ma se ho caldo sempre, io ho sempre caldo, giro sempre in maglietta, girerei sempre in maglietta tutta la mia vita. In pantaloncini corti. E in pantaloncini corti perché ho sempre caldo, io non so, la gente mi viene sempre a dire ma non hai freddo? Ma fatti i cavoli tuoi, Dio. Se avessi freddo mi vestirei, non pensi? Cosa sono povero che non ho uno straccio in più da mettermi, Dio. Mi copro con gli asciugamani. Cioè, a me dicono sempre: oh, ma quanto sei alta? Sei cresciuta un sacco? Mamma mia, ma quanto sei alta? A sto punto rispondiamo alla domanda: quanto sei alta? Io sono alto 1,80. Stai zitta, che non è vero niente. C'è anche scritto sulla carta di identità. Ora la tiriamo fuori. È scritto sulla carta d'identità 1,80. Scrivono quello che gli dici tu. Potresti dire: non è vero, mi hanno misurato, mi hanno fatto togliere le scarpe e mi hanno misurato. Le mie. Lei comunque 1,52. Non è vero, 1,83. È più alta di me lei. Hai tatuaggi? No, non ho intenzione di farmeli a breve, diciamo. Io sì, ho intenzione di farmeli a breve. Uno qua sul braccio. Con scritto codice supporto al creatore OptiPFI. Sicuramente. E piercing? No, non ho intenzione di farmeli a breve. Ma anche mai. Cioè. Io sì, e adesso li sfoggio. Oh, tan tan tan. Shate. A parte avere 3 buchi normali qui, 1, 2, 3. Fante cavallo re? Sì. Drago, qua, Helix. E anche questo qui. In pratica l'orecchio è così pieno di buchi che a un certo punto si farà una crepa tra tutti i buchi e gli cadrà l'orecchio. Sono sicuro, come tipo i ghiacciai di Scrat che tipo inserisce la ghianda, si spacca tutto e si crepano. Fumi? No, e non ho mai fumato in vita mia. No, non si fuma.
fa male, si vengono spesi tanti soldi e soprattutto è come se pagaste qualcuno per farvi del male. Quindi se volete proprio che pagare per qualcuno per farvi del male, guardate, pagate me, vi tiro pugni in testa quanto volete. Perché? Tanto è la stessa cosa. Perché pagano per farsi male alla salute e allora pagano me, io gli do i pugni in testa, no? È la stessa cosa. Ti sei mai ubriacato? No, io no, sinceramente sono uno che quando beve, beve poco per mantenere il controllo, non mi piace andare via di testa, cioè... Che noioso. Ma stai zitta, non è vero niente. Sei noiosissimo. Sì, boh, proprio, proprio. Sì. Lo dici a 200.000 persone che mi seguono. Oh! Lei si ubriaca una vita, cioè lei quando prende a bere non... finisce tutta la bottiglia da solo, che gli altri sono ancora in fila ad aspettare col bicchiere. Tipo, ti prego, non lasciane un po' anche a me. No. E invece no, lei no. Che animale vorresti essere? Un fighissimo corvo. I corvi non sono fighi. Sì, sono fighissimi, lo dico io perché i corvi sono fighissimi. E basta. Una tartaruga marina. Che è lenta, brutta e rugosa. Non è né lenta, né brutta, né rugosa. Qual è la tua paura più grande? Io ho paura di essere rapito e che mi vengano, mi aprano la pancia e mi vendano gli organi. E sicuramente magari perché ho 200.000 iscritti magari li vendono di più. Tipo il rene di Pura Fibra Italiana. Il cervello di Octi di Pura Fibra Italiana. Che paura del cazzo. Non è vero. Poi, boh, ho paura di che ne so... Dei serpenti. Dei serpenti, Dio. Sono troppo viscidi e schifosi. Non sono viscidi più serpenti. Li tocchi e loro fanno... Non e ti svusciano dalle mani. L'hai mai toccato un serpente? Sì. E allora sai che non è viscido. Sì che è viscido. E tu di cosa hai paura? Dei ragni. I ragni sono piccoli e aiutano. Aiutano cosa? Non aiutano mangiano niente. Le zanzare, le mosche, guarda che qua, i cimici. Eliminiamo le zanzare, non mangiano i cimici. È vero, va bene, quelli grandi magari sì. Qual è il tuo film preferito? V per Vendetta, sicuramente uno dei miei film preferiti in assoluto. Io non lo so, penso La Bella e la Bestia, quella della Disney. Ah, e invece se dovessi dire io un cartone, allora l'isola del... Il pianeta del tesoro. Il pianeta del tesoro. Per cosa ti batteresti fino a rischiare la tua vita? Per tutti i miei iscritti che mi seguono ogni giorno e mi supportano nello shop col codice OCTPFI. Forza ragazzi, ce la faremo e io mi batterò fino alla fine per voi e per la lealtà su YouTube Italia. Abbasso Farris. Io per le cose serie tipo i diritti umani... Sta dicendo che non siete seri, dislike. No, sto dicendo che ci no, sono no, niente dislike. Sto dicendo che ci sono cose più importanti, tipo la vita degli animali e dell'ecosistema marino. Hai mai fatto a botte? Io ho fatto kickbox in 3 anni, quindi sì, ho fatto a botte, direi, anche parecchio. Invece in situazioni serie non credo. Io con mio fratello, e perdo sempre. Qual è il tuo più grande sogno? Beh, l'ho già detto prima, praticamente è quello di fare di YouTube un lavoro serio a tempo pieno, tipo quello dei mates, e di andare a vivere in una casa con altri YouTubers e fare esperienze del genere insieme. Diventare un avvocato dopo i miei 5 anni di università. Forse 5, magari anche 6. 5. Se potessi far scomparire qualcuno con uno schiocco di dita, chi faresti scomparire? Farris. Io censuro questa domanda. Hai mai tradito? Hai voglia, 4 volte. Però con lei. Spiega meglio perché non si capisce. Che cosa? Con lei. Hai tradito con me? Hai tradito me? Non si capisce. Non ho tradito lei, ho tradito con lei. Perché lei sembra santa, ma in realtà è un po' una monellina. Chi è più bravo a letto tra i due? Direi io, assolutamente io, perché lei è lì tipo così. Mugnetta, tipo. Non è assolutamente vero e lo sa. È assolutamente vero. È assolutamente vero. Sono io, comunque. No, diciamo la verità. Appunto, di la verità. Sono io. Sì, sì. Quanto ritieni importanti i tuoi amici? Molto, perché io sono una persona che preferisce avere pochi amici ma buoni piuttosto che averne tanti e finti. Quindi tutti gli amici che ho li reputo comunque buoni amici e mi fido di loro, diciamo. Un sacco, anch'io. Mi affeziono a un sacco di persone, quindi ho tanti amici nella mia testolina. Quanto sei geloso? Una volta lo ero sicuramente molto di più, adesso molto meno. Però diciamo che una volta lo ero tantissimo, ma proprio tantissimo. E adesso sempre di meno, cioè ormai me ne frego un po'. Grazie. Prego. Io sì, sono un pochino geloso. Un pochino? Ma se prima mi ha guardato tutte le chat del telefono, foto, video, qua lei incroci alla tabella scritta a casa con tipo tutti gli incroci, dove va, dove sono, cosa faccio. Cantante preferito? Io ascolto i Green Day, Elena Siegman, i The Sun e gli One Direction. Non li conosce nessuno. Nessuno conosce questi cantanti. E Blue Virus è l'unico rapper italiano che ascolto. Fine. Io gli Imagine Dragons e i Coldplay. Gli Imagine Dragons. Smettila.
Chi è più pigro? Lei, assolutamente, non c'è discussione, non c'è discussione, ammettilo. Sì, sì, è vero. E più permaloso? Lei, non c'è discussione, in certe cose... Beh, secondo me dipende dalle cose, in certe cose assolutamente lei, in certe altre sicuramente io. Siamo d'accordo? No, sei di più tu. Il ritardatario? Nessuno qui è ritardatario, anche se una volta io lo sono stato per ben due volte, ossia... Una volta per due volte. Esatto. La prima volta è quando ci siamo messi insieme, che lei è arrivata da me alle 10 di mattina... Ed ha aspettato fuori casa fino alle 12 e mezza perché io stavo dormendo. Però la pigra so io. E invece, la volta dopo, ma proprio la volta dopo che dovevamo vederci, io sono arrivato in ritardo, sempre perché stavo dormendo. E sono sempre io la pigra. Porti gli occhiali? No, non porto gli occhiali, ci vedo benissimo. Ultimamente nei video mi state vedendo con un paio di occhiali della No Wave, che diciamo sono degli occhiali per la protezione dei raggi blu degli schermi, che in pratica, siccome io sto molto spesso al computer o magari alla PlayStation o cose del genere, chiaramente per proteggere la mia vista uso questo tipo di occhiali, ma non sono occhiali con le lenti graduate. Ci sono anche occhiali del genere con le lenti graduate, ma non nel mio caso. Io dovrei, ma porto le lenti a contatto, quindi... Un ricordo della tua infanzia. Sinceramente, il ricordo, uno dei ricordi più belli della mia infanzia è che ogni volta che mio zio mi prendeva dall'asilo, mi portava al lavoro con lui, che lui tipo lavorava per una specie di stazione di internet, e siccome là c'era una stanza piena di computer, io fin da piccolissimo giocavo ai videogiochi, e in quel periodo mi ricordo che giocavo a Siberia 2, mi ricordo benissimo, e a Tarzan, tipo... Quando sono andata in Thailandia con il mio papà e mi sono divertita tanto. Posto più strano dove l'hai fatto? Non è proprio un posto, ma è più una situazione. Era Capodanno e c'era un amico nostro che dormiva a un metro da noi, tipo. A un metro da noi. E noi eravamo tipo lì. Ciao Gabri. Ciao Romano. Dai un bacino all'altro. Prima le femmine si dice. E infatti dove andare? Fai un saluto ad un amico. Ciao Romano. Perché? Ti chiede di chiamarlo Gabri? Chiamalo Gabri. No. Ciao Pici. Cosa pensi del lavoro su YouTube? Penso che sia una cosa strapiena di emozioni e al contempo stesso strapiena di fallimenti e robe tristi che però la gente chiaramente non sa, perché non è che gli YouTuber devono far sapere alla gente le cose tristi di questo lavoro, di questo aspetto. Io non lo conosco, quindi so che quello che fa lui e basta. Qual è stato il momento più bello che hai passato con la tua ragazza? Io mi ricordo che quando eravamo migliori amici non stavamo ancora insieme, però eravamo in procinto di, diciamo, molto spesso quando uscivamo con gli altri ci tenevamo per mano di nascosto dietro a tutti, tipo, ed era una cosa che trovavo stra, diciamo, bella. Tra l'altro, secondo me non eravamo in fondo a tutti per tenerci per mano, però... Vabbè, non sempre, però. Però vabbè. Quando dormiamo insieme? Siete felici? Sì, tantissimo. Sì. Se un giorno aveste un figlio, come lo chiamereste? E perché? Un figlio non ne ho la minima idea, forse Leonardo, Leonardo e basta, e basta, e ho detto e basta. E invece o una Leopoldo. Figlia Amelia. No! Amelia. Leopoldo. Amelia. Va bene, non Amelia è la femmina. Leopoldo. Non puoi chiamare una figlia Leopoldo. No, no. Ho capito, ma neanche un figlio, no. O basta. Leonardo no, o silenzio, ma prossima domanda. Cosa pensi della tua vita? Descrivila con tre parole. Attiva, perché ci sono un sacco di cose che ho da fare, eccetera. Entusiasmante, perché è piena di emozioni e altro. E felice, penso, perché c'è lei. Grazie. La mia è intensa, poi ambiziosa e allegra. Bene, questo è queste sono tutte le domande, spero che vi siano piaciute un sacco. E se avete altre domande, su qua sotto, che magari faremo un'altra intervista per un altro speciale. O comunque magari, se ci tenete così tanto, se arriviamo a quanti like? 5.000. No, non siamo così tirchi, forza, 10.000. Forza. 10.000, hola, se arriviamo a 10.000 un altro video del genere, sicuro. Magari anche con un'altra persona, non con te, via tu. Facciamo un'intervista doppia tripla. Quindi... Cosa vuol dire doppia tripla? Che lo facciamo anche con un'altra persona. Luke di Shikoku. Esatto, esatto, quindi fateci domande qua sotto subito. Se non mi paga alla fine di questo video io mi Gli spacchiamo la bocca, gli spacchiamo la bocca.